trasformazione, innovazione, cambiamento. A Settimo Torinese arriva una fabbrica di quartiere. Siamo nel campo della farmaceutica. Holon trasforma questa zona per puntare a un cambiamento. Cosa significa questo lavoro per una città come Settimo? Significa cambiare attraverso il cambiamento dell'azienda anche un po' la città. Intanto la Holon è l'azienda letteralmente cuore della nostra città. È un'azienda aperta, attiva. Questo naturalmente provoca anche una continua necessità di collaborazione tra pubblico e privato. Il cambiamento e l'investimento che la fabbrica sta facendo al proprio interno e le dismissioni gratuite al pubblico cambiano, per fortuna, tutto quello che è il perimetro intorno alla fabbrica, e anche per questo che la città ha deciso di investire oltre 30 milioni di euro, in parte con risorse proprie, in parte con finanziamenti nazionali e non, per amplificare l'investimento privato e, in alcuni anni, perché naturalmente i cambiamenti complessi richiedono alcuni anni, trasformare radicalmente Borgo Nuovo, ma più in generale la città di Settimo. Si parla di lavoro, si parla di nuovi posti di lavoro in ambito manufatturiero. Sì, sicuramente l'intervento occupazionale è uno degli aspetti più interessanti, non è l'unico perché, come in altri casi di privati a Settimo Torinese, la scelta di investire in qualità, in innovazione e in ricaduta ambientale positiva è quello che fa la differenza e che permette al pubblico di lavorare e di collaborare in modo fattivo con le imprese. Holon trasforma questa zona per puntare a un cambiamento. Cos'è Holon? Holon è uno dei pochi grandi gruppi di produzione di prodotti per l'industria farmaceutica che è rimasta saldamente nelle mani dell'imprenditoria italiana, che non ha ceduto alla lusinghe delle sirene finanziarie e porta avanti un progetto imprenditoriale familiare di cui siamo molto orgogliosi. E questa, che era una fabbrica prevalentemente chimica, anche se è stata culla della nascita di grandi processi di fermentazione, è ormai proiettata saldamente nella strategia della proprietà verso un futuro di innovazione nel campo delle biotecnologie, che vuol dire processi più sostenibili, sostanzialmente basati prevalentemente su acqua, non solventi organici, e soprattutto che apre una nuova fase di collaborazione con un territorio che, grazie alle iniziative di questa amministrazione comunale, stanno veramente creando delle cose belle, e quindi è una sinergia fortunatissima. Perché Settimo? Il territorio di Settimo ha comunque questa grandissima tradizione nel campo della scienza e dell'innovazione. Questo sito in particolare, che esiste da 115 anni, che è sempre stato avanti, ed è peraltro anche il secondo più grande, se non a pari merito con quello dove c'è la sede centrale dell'azienda, come superficie, e che quindi dà la possibilità di utilizzare al meglio gli spazi. Di fatto il perimetro dell'azienda copre una superficie che è grande quasi quanto il centro, chiamiamolo più o meno storico, tradizionale della cittadina di Settimo, per cui Settimo è il sito di punta in questo momento per la strategia della divisione biotech della Holon. Parliamo di un passo importante. Concretamente, cosa succederà? Allora, concretamente, come vedete da questo rendering, si sta investendo un'importantissima cifra, superiore ai 60 milioni, per costruire un reparto nuovo per produrre, con quelle tecnologie sostenibili di cui dicevo prima, nuove classi di prodotti, in particolare per esempio proteine di tipo alimentare ottenute con processi innovativi. Lo stabilimento, il nuovo reparto, sta venendo su. Come vedete dal progetto, è stato ideato in modo da innestarsi al meglio nell'area circostante e anche di armonizzarsi con i progetti e gli sviluppi che l'amministrazione comunale sta pensando proprio per quell'area lì. Il Tutto questo in che tempi? reparto verrà completato a inizio dell'anno prossimo, entrerà in funzione, completato entro la prima metà, e quindi dall'anno prossimo comincia questa nuova produzione. L'accordo fra l'azienda e il comune è anche più ampio, sono state cedute delle parti
che prospicienti il perimetro dello stabilimento, che erano di proprietà della Holon, per permettere al comune di sviluppare i suoi progetti per quell'area, che, come dicevo, si sposeranno perfettamente con la volontà di aprire anche alla città e alle criteri di urbanistica, di integrazione con la cittadinanza. Vogliamo avere sia l'azienda che l'amministrazione comunale. Come vi potete immaginare, la situazione tradizionale di una cittadina che vive intorno a una fabbrica considerata pericolosa, rumorosa, puzzolente, chissà cosa ci fanno, richiede uno sforzo di integrazione, miglioramento ed educazione. Sul territorio ci sono altri progetti per il futuro? Sì, abbiamo diversi progetti di rigenerazione, alcuni sono in corso, altri completeranno, rispetto a quanto dicevo prima io, il catalogo completo delle rigenerazioni. Il luogo che vedete alle mie spalle è un effetto ed è un esempio di rigenerazione. Questa era l'area della vecchia fabbrica Paramatti, che è stata trasformata in parte per residenza e in parte per ospitare una delle più grandi biblioteche del Piemonte. Quindi è un'attività, quella di rigenerazione, che questo comune ha avviato almeno da 30 anni a questa parte. Che soddisfazione? Molta soddisfazione, perché concretamente si vedono i risultati di impegno da parte dell'amministrazione, ma da parte dei tecnici che hanno assiduamente lavorato per questo obiettivo.